avviato un tavolo tecnico di confronto tra l'amministrazione comunale di Caltanissetta e alcune associazioni locali che si occupano della difesa e tutela dei consumatori per aggiornare la carta dei servizi attualmente esistente, un documento che si rivolge agli utenti dando informazioni utili sulle modalità di erogazione di determinati servizi offerti dall'ente, standard di qualità o ancora, ad esempio, eventuali tutele nei confronti del cittadino. Si avvia dunque un confronto tra le parti per discutere non soltanto della revisione della carta già presente nel comune nisseno, ma anche per risolvere eventuali criticità riscontrate dagli utenti. L'argomento era stato affrontato anche a inizio dicembre nel corso di un incontro tra il primo cittadino e la Federconsumatori nissena. Quest'ultima era presente anche nel corso della riunione del 24 gennaio del 2022, insieme ai rappresentanti locali dell'Unione Nazionale Consumatori, Movimento Consumatori e Codacons. Abbiamo avviato un tavolo di confronto fra cui ho partecipato io come assessore tributi, il sindaco e quattro associazioni, insomma, dei consumatori, proprio perché è intenzione quella di insieme confrontarsi e cercare di capire quali sono i problemi dei cittadini. E obiettivo finale è quello proprio di andare a rivedere e sottoscrivere sia l'ufficio che le associazioni dei consumatori questa nuova carta dei servizi. La carta dei servizi serve proprio a regolamentare tutto quello che è l'ufficio tributi, quindi gli orari di ricevimento, i numeri, l'organigramma, quali sono le imposte che i cittadini pagano, la modalità per fare reclamo, come inviare la PEC, entro quanti giorni deve rispondere l'ufficio, quindi va a regolamentare tutto quello che è la funzionalità dell'ufficio e in modo che il cittadino possa chiaramente leggerla e sapere quello che deve fare. È già esistente, è aggiornata al 2017, quindi noi stiamo partendo da quella già esistente per andarla a modificare. Questo tavolo tecnico parte da una richiesta delle associazioni che è stata però subito ben accolta da parte dell'amministrazione.